Buongiorno, buongiorno da Trapani. Ecco fatto. Sì, qualcuno di voi ha scritto, non ho dormito stanotte. Sì. Diciamo che ho dormito qualche ora, perché devo finire. Entro domani. Noi ho impostato un po' lo schema, visto un po' il lavoro che era stato fatto anche dal segretario generale, anche da qualche amico avvocato con cui abbiamo lavorato. Stiamo chiudendo la fondazione che andrà in consiglio comunale giorno 9, perché voi pensate che io giro, faccio il leader politico, faccio il parlamentare, ma pensate che non faccio il sindaco, no? Eh? Massimo Minutella, ma che cazzo fai? Alzata alle 8:15. Che fai? Alle 8:15, pazzesco, pazzesco. Pure tu senza capelle fatti ancora. Bah, madonna mia. No, signori,
No, signore. Massimo Minutella, guarda, col Red stiamo lavorando a un progetto incredibile. Ti facciamo rezzare i capelli che non hai. Vedrai. Vedrai. Altro che Sanremo. Altro che Sanremo. Sanremo sarà in Sicilia. Hai capito, Minutella? Segnati quello che ti sto dicendo. Non vado io a Sanremo. Porto Sanremo in Sicilia. Hai capito? Non hai capelli tu, Massimo? Cazzo, non ce ne eravamo accorti, scusa. Sei così bello, immenso, che il tuo splendore, come anche questo dettaglio, non hai capelli. Perché si è accorto qualcuno che Massimo Minutella non ha i capelli? Neanche gli amici di Verbania se ne sono accorti, che sono collegati e che ti salutano, hai capito? È ovvio che per arrivare anche a imprimere la marcia in più a Taormina si lavora costantemente. Come? È così. Per ora sto un giorno lì, faccio tutta l'attività che si fa in presenza, come si dice tecnicamente, mi ricevo i cittadini perché è giusto, chiaro? Ecco, Mario Cerutti vi saluta, saluta Minutella, mangia di la Nutella che cresci, te lo dicono da Verbania, penso un po', Minutella noto anche a Verbania. Quindi lunedì la rappresentanza, tutta l'attività che si fa in presenza, la riunione con i consulenti, cioè vi farei passare un lunedì con me al mio fianco a Taormina. Vediamo se non arrivate la sera rincoglioniti, come si suol dire. Sono 12 ore di adrenalina pura. Poi ovvio che tutto questo si porta avanti, no? C'è gli assessori, il segretario generale, ci sono funzionari, per carità. Però c'è tanto lavoro che ovviamente lo faccio a distanza. Cioè, stanotte mi sono dedicato alla fondazione che dobbiamo portare giorno 9 in consiglio comunale. Quindi diciamo che abbiamo ora due schemi su cui sto lavorando, ora li devo conciliare perché ieri mi sono fatto mandare anche dal sindaco Basile lo schema che avevo fatto io quando ero sindaco a Messina, per cui voglio ora prendere alcuni principi che avevo individuato lì e me li sto integrando con il lavoro che abbiamo fatto per Taormina. E così, vedete, si innovano anche i modelli organizzativi. Questa è l'impostazione. Ecco. Fare il sindaco significa proprio questo. Ogni giorno comunque essere sintonizzati col palazzo municipale. Tutto qui, ovunque sei. Il sindaco è il sindaco ogni giorno, chiaro? Ogni giorno, qualunque altra cosa fai. Quindi quando sento un po' così qualche simpatico amico che dice ma il sindaco quando lo fa? Sempre. Il parlamentare quando lo fa? Sempre. Il dirigente aziendale quando lo fa? Sempre. Io ho una borsa che è un ufficio ambulante. Oltre ovviamente al mio PC, cui sono affezionatissimo, mi porto la settimana quelli che sono anche i documenti delle demande della settimana. E come che ho la schiena spaccata, chiaro? Oh, ecco, Ettore Farneti, finito il libro, capitolo 14 notevole. Perché Ettore, ti è piaciuto solo il capitolo 14? Su 15 capitoli te ne è piaciuto uno solo? Mizzica, allora non ne scrivo più libri, ragazzi. Non ne scrivo più. L'avete comprato? L'avete comprato? Non tutto è successo. Allora, abbiamo ora stabilito il tour. Oggi abbiamo, già in questi giorni abbiamo pubblicato il tour siciliano, dal 14 al 22 in tutte le città della Sicilia. Inoltre, siamo, la prossima settimana, inizia il tour in tutta Italia. E si apre con il mercoledì 29, se non ricordo male,
Che succede io qua? Qua manca la luce, non so come mai oggi. Porca miseria, io mi devo anche fare una doccia. Il bagno è senza luce. Vediamo, ecco qua. Il 29 si inizia a Roma, poi ci sarà, mi pare, il 30 Napoli, l'1 di dicembre ci sarà la Sardegna e così via. Saremo in tutti i capoluoghi, in tutti i capoluoghi delle regioni, tra dicembre e gennaio. Quindi non tutto è successo, viene da voi, viene da voi. L'organizzazione con la Casa del Musicista, sostenete la Casa del Musicista, abbiamo bisogno anche lì di qualche donazione, quindi ci assegniamo al vostro buon cuore, come facciamo sempre, al vostro buon cuore. Nel frattempo il mondo va avanti, d'altronde, no? E l'Italia va a rotoli, lo stiamo vedendo un po' con tutte queste fibrillazioni che ci sono nel governo. Sì, escono i soliti report del divario nord-sud, ora esce un report dove al sud ci sono più pensionati che lavoratori. Dirà qualcuno al nord: siete poltroni, al sud che non lavorate. Tema sempre quello, purtroppo, la nostra classe politica di Ascari ci ha riservato un territorio depresso, non è che non c'è voglia di lavorare, ma spiegatelo a tutti i siciliani, alle siciliane, a tutti i meridionali che stanno al nord, che lavorano al nord, che contribuiscono con la loro mano d'opera al nord, come ha fatto mio padre, e che comunque vivono principalmente con l'amarezza nel cuore di aver dovuto lasciare la loro terra, i loro cari, la loro storia, la loro identità, col desiderio di ritornare. Cosa sarebbe il nord senza i meridionali? Sentiamo. Chi è in condizione di rispondere? È ovvio che il nord senza i meridionali avrebbe un problema di fondo, che dovrebbe sostituire la presenza dei meridionali con altre forze lavorative. Quali? Se dal sud si va al nord e centinaia di migliaia, ormai milioni di meridionali sono al nord e vivono al nord e lavorano al nord, vuol dire che la locomotiva d'Italia, che è appunto il nord, alcune specifiche province del nord, abbiamo parlato di Monza e Brianza, hanno la necessità della manodopera, no? Ecco qual è l'ottica del ragionamento. È ovvio che nel momento in cui tu parti dal meridione e te ne vai al nord, il 50%, se non oltre, non tornerà più. Non tornerà più. Quindi che succede? Succede che statisticamente, tanto per ragionare delle statistiche, che poi c'è il coglione di turno che spara cavolate, no? Statisticamente è logico che il lavoratore meridionale conta nelle statistiche ormai al nord. E chi rimane qui? Rimangono i genitori di quel lavoratore, che ovviamente sono pensionati e rimangono qui. C'è questo il ragionamento. Non è che noi sulle statistiche possiamo costruire ragionamenti, altri ragionamenti. Come vi faccio un esempio. Sono uscite delle statistiche sulla vivibilità delle città. La provincia di Messina è una delle ultime. Mi si addita la responsabilità a me. Faccio un esempio pratico, così ci intendiamo. Tanto il dato è della provincia, non è della città di Messina. Ma non voglio assolutamente distinguere, voglio solo spiegarvi come funziona, in modo tale che ciascuno può fare le vere disamine. Se quando sono arrivato io nel 2018, esempio, uno degli elementi che viene utilizzato, che ha una certa pesatura, sono i posti negli asili nido, i posti pubblici negli asili nido, perché ovviamente quello è un simbolo all'interno delle famiglie che ha un peso, soprattutto anche per quanto riguarda le pari opportunità tra uomo e donna. No?
Io quando sono arrivato a Messina c'erano 60 posti negli asili nido pubblici. Ne ho di finanziati per 400. Ma ancora quel dato è identico a quando sono venuto? Sì, perché stanno completando i lavori. Quindi alcuni, quando sono uscito da sindaco, da 80 siamo saliti a 150. Ma di tutti i 400-500 e degli altri che il sindaco Basila si è fatto finanziare, ancora non ci sono nelle statistiche. Cioè, le statistiche cambiano su molti aspetti, soprattutto su quelli che sono elementi strutturali, con una media di 5-6 anni, pure 7. Ecco, questo l'ho voluto spiegare a qualche cretino, che ovviamente un po' ci specula. Poi ci sono dati incontestabili, no? Però su quello non è che c'è che ti dicono bravo. Che la raccolta differenziata era all'8% nel 2018, quando sono arrivato io, e ora tende al 60%, grazie al lavoro che è stato fatto dall'amministrazione comunale De Luca, quella che sta proseguendo Basile, dalla Messina Servizi, dagli operatori, dal Consiglio di Amministrazione Messina Servizi. Signori, ma noi ce ne freghiamo di questo, perché poi quello che conta sono i fatti, sono i risultati e soprattutto è l'apprezzamento della gente. Tutto qui. Ecco, rispetto a tutto questo ovviamente ti trovi poi con un sistema politico così di cazzari e quindi ti trovi con un governo che cerca in questo momento medagliette, slogan. Però i fatti quali sono? Che le cose vanno sempre peggio. Sui migranti va sempre peggio, questa soluzione dell'Albania probabilmente servirà a fare qualche affare e basta, e intanto non cambia niente e si preparano questi qui. Ora la Lega si deve appuntare la stronzata dell'autonomia differenziata e il Fratelli d'Italia si deve appuntare la stronzata di aver fatto le strutture per i migranti in Albania, e ci affronteremo questa campagna elettorale per l'Europeo con un altro festival delle stronzate. Dopodiché finita la campagna elettorale, tutto rimane come prima. Quello che noi non ci possiamo permettere invece come sindaci, cari miei, perché abbiamo dietro la porta l'elettore. Noi stiamo costruendo per ora tutto ciò che riguarda la data tutti gli atti che riguardano il Consiglio Comunale del 9 di dicembre. Sarà un Consiglio Comunale storico. Ora l'ultimo è questo della Fondazione, che ci ho lavorato stanotte, spero domani di chiudere e lunedì di dare la segreteria generale, perché stiamo cercando di fare una struttura che realmente diventa una macchina da guerra per Taormina. E il lavoro c'è, ed è, vedete, questo non delego. Nel frattempo lavoriamo a fare emendamenti per la legge di stabilità, perché il governo Schifani non vuole mantenere gli impegni, neanche gli impegni che ha assunto col Parlamento. Cioè, noi abbiamo avuto tutte quelle opere che sono state definite in un accordo d'aula, opere infrastrutturali, finanziate col Fondo Sviluppo e Coesione, e ora il governo, la norma è stata impugnata, questi finanziamenti sono saltati tutti, è stato fatto un ordine del giorno, votato all'unanimità dal Parlamento siciliano, e ora il governo dice no, noi non li finanziamo più. Ah, non li finanziate più? E dove cazzo siamo arrivati? Ah, questo è anche il bon ton d'aula tra maggioranza e opposizione. Bene, e allora cominciamo la guerra. Arrivato a questo punto, cosa significa la guerra? Ciascuno di noi fa il proprio lavoro, così dimostriamo anche a qualche parlamentare della maggioranza che ci ha definiti farisei, cosa significa il corretto rapporto tra maggioranza e imposizione e opposizione. Allora mi sono sentito ieri con i colleghi di PD, di 5 Stelle, ho detto: sai che c'è, siccome abbiamo il presidente della prima commissione
Che bontà sua ha stabilito di fare la discussione domani, anzi lunedì, e termina emendamenti il primo, martedì a mezzogiorno. Beh, ci organizziamo nel weekend e prepariamo emendamenti. Ieri sono stato a Palazzo dei Normanni a coordinare questo lavoro, poi ho partecipato a questo convegno del professor Viesti sulla autonomia differenziata, sulla secessione dei ricchi, convegno molto interessante, un libro che vi consiglio di comprare, La secessione contraria alla secessione dei ricchi. Ebbene, mi pare Gianfranco si chiama lui di nome, comunque Viesti, lo trovate, un libro che vi consiglio, piccolino, un Bignami, ma vi assicuro che è essenziale nelle sue proprio elementi anche scientifici, e coordinato questa attività. E quindi ieri intanto abbiamo preparato i 500, spero, gli ho detto ai colleghi, ai funzionari del gruppo, che ovviamente voglio ringraziare perché stanno lavorando oggi, domani, che come arriviamo a 1.001 emendamenti, io offro la cena. Vediamo ora il gruppo del PD e il gruppo di 5 Stelle cosa riuscirà a fare per la scadenza, prima scadenza dell'1 di martedì, se non ricordo male, a mezzogiorno. E così iniziamo. Noi non vogliamo fare ostruzionismo, ma non possiamo neanche farci pisciare in testa così e stare in silenzio. Ecco qual è il senso. Ecco qual è il senso. Quindi, vedremo come andrà a finire. Servono anche preparativi per, cari miei, per il comizio dibattito che ci sarà lunedì alle 18.30 a Giardini Naxos. Basta con le falsità nei bilanci. Io ho invitato tutti i sindaci. Poi viene chi viene, eh. Io. Poi se qualcuno ha qualche convegno scientifico all'improvviso, beh, mi dispiace per lui. Ci manderà il vice sindaco eventualmente. La parola a tutti. Su questo non ci sono dubbi. Perché noi non abbiamo nulla da nascondere. E pretendiamo soltanto che ciascuno faccia la propria parte per evitare che le nostre comunità vengano danneggiate. Tutto qui. E quindi vi aspettiamo anche per questo. Ora vi lascio perché già ho al bar amici che mi aspettano e poi tutto in giro, l'avete visto, ripubblicherò il programma di oggi a Trapani. Le tappe saranno tra Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala, poi non mi ricordo onestamente, mi hanno scritto tanti di quei comuni che mi fanno impazzire. Vediamo un attimino cosa il programma di oggi. Le dà. Eccolo qua. Allora, ore 10 Castellammare del Golfo, ore 11.30 Castelvetrano, ore 13 Mazara del Vallo, ore 15.30 Marsala, e poi 15.16.30 sempre a Marsala porterò il mio saluto al congresso regionale del Partito Socialista. Sarò con il mio amico Nino Oddo. Dopodiché volerò su Roma e domani porterò il saluto anche a Roma al Midas, se non ricordo male, dove Gianni Alemanno presenterà il movimento che sta costituendo, e siccome è stato grazioso comunque con i nostri con noi, è venuto qualche nostra iniziativa, allora ricambio la sua cortesia, mi ha invitato, ci vado, e quindi questo sarà. Poi domani, sempre domenica alle 16.30 mi pare, sarò in Calabria per fare la riunione alla Lamezia Terme su quelli che sono gli aspetti organizzativi del nostro movimento. Ecco quali sono così le attività, e tra un'attività e l'altra ovviamente continuiamo a lavorare, ecco.
come si fa. E quando non dormo la notte, come stanotte che ho dormito poco, poi dormo sull'aereo. C'ho tutto calcolato. A rate, un'ora qua, un'ora là. Però andiamo avanti così. L'importante è che le cose che abbiamo sulle spalle le riusciamo a portare avanti. Tutte. Ecco. Alla fine le fatiche quali sono? Non tutto è successo, lo capite? Non tutto è successo, significa anche questo. Le fatiche che ci sono dietro, non guardate solo la parte esteriore. Non tutto è successo, compratetelo, ma soprattutto leggetelo.